Il mio sogno è sempre stato il giornalismo. Mi piacerebbe la carriera diplomatica. Spero di poter diventare un avvocato. Io, essendo stato educato a una cultura d'impresa, mi piacerebbe poter fare l'avvocato d'affari. Mi piace leggere, mi piace scrivere, mi piace ascoltare la musica, mi piace l'arte, ciò che dà spazio alla creatività. Sono una ragazza molto, molto determinata, mi piacerebbe riuscire a realizzare tutti quelli che sono i miei sogni. Viaggiare, leggere, mi piace scrivere perché mi piace raccontare, chissà se riuscirò a farlo. Io credo sia un evento grandioso, è un evento incredibile, unico a livello nazionale. Un'occasione splendida per creare un ponte tra la realtà universitaria e la realtà lavorativa. Perché riesce a mettere in contatto lo studente con il mondo del lavoro. In particolare in un momento come questo, in cui il disagio che avvertono i giovani è proprio nel contatto con il mondo del lavoro. Che le aziende, una quantità incredibile di aziende, si presenti un giorno, tutta la mattina, tutto il pomeriggio, per parlare con gli studenti, per sentire le loro impressioni, per farci un colloquio, è un qualcosa di incredibile. Abituare se stessi a scoprire il modo più giusto per presentarsi al mercato del lavoro. È un'occasione davvero bellissima. diciotto anni di Giovani e Lavoro, detto anche Career Day. Un privilegio e anche quasi un divertimento inaugurare questa giornata in quest'aula traboccante di energie. Questa è una giornata molto importante, sia di celebrazione per voi che siete qua, appunto, che siete premiati, ma anche di opportunità, del momento in cui cerchiamo di avvicinarvi sempre di più al mondo del lavoro. Voi perché siete stati selezionati per merito e per merito siete arrivati a questa giornata per essere premiati. Le vostre famiglie perché hanno creduto in voi, hanno creduto che il merito fosse un valore da coltivare anche attraverso l'università, per collocarvi nella società e per consentirvi di crescere. Allora, il momento che si apre ora è un confronto appunto tra il nostro ospite, il dottor Riccardo Zacconi, intervistato dal dottor Luigi Capello, cofondatore di Luiselab. Startup estero e poi lavorare in team. La prima cosa fondamentale è cercare di capire che cosa si vuole fare. La seconda cosa importante è lavorare in un settore in cui impari il massimo possibile. Non è il guadagno. Il guadagno viene dopo. Fate una cosa che vi piace. Vedo tantissimi giovani della mia generazione o disoccupati o comunque che trovano un lavoro ma non è quello che sognavano. Perché abbiamo una crisi economica che oramai è su scala globale. Questo è uno dei momenti più difficili. Riuscire a tirar fuori quello spirito positivo, quella che chiamano resilienza. Dovrebbe essere lo Stato a trovare la soluzione giusta per aiutare i giovani, perché penso che siamo la risorsa primaria di questo paese. La formazione rappresenta il più formidabile investimento che si possa realizzare. Uno studente deve comunque impegnarsi sempre e ognuno di noi può cercare di migliorare il paese. Perché la vera rivoluzione non si fa né con le armi né con altri strumenti particolari, si fa con l'occupazione e si fa soprattutto con la cultura. Svegliarsi la mattina con un sorriso consapevole che si possono fare le cose, che si possono fare meglio, è già un primo passo. E poi uno più uno più uno ovviamente si compone la società, per cui è quello, sì, il cambiamento, no? che vuoi vedere avvenire.